Tidalic, la rana assetata. C'era una volta, in un bosco molto lontano, una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto. Cro, 8, 9 e 10. Ho vinto io. Sono arrivato a 10, ho vinto io. Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra. Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete. Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra. Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono. Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia. Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'. Io penso che dovremmo fermarlo, cra. Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua. Cosa? Ma qui c'era molta acqua! Dove è andata a finire ora? Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra! Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto! Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete? Cra! Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo! Cra! Cra! C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti. Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra! Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui. Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante. Adesso sta dormendo profondamente. Devi svegliarlo! È molto importante! Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane. Oh! Sbrigati, volpe, cra! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci, cra! Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic. Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco. Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio. Ecco l'acqua! Acqua deliziosa! Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore, eh? Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato! La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così
si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima. E adesso dove posso trovare altra acqua? Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa. Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua? Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua! Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello. Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua? Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere. L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati. Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali! Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cra! I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua! Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua! Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco! Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto. Oh, come facciamo adesso? Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua. Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere! Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana. Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato. Adesso sono proprio infuriato, Tidalic. L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano, ridevano, perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco! Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto! Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile! La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia. Avete ragione, amici. Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare sua amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna. Ah? Cos'è questo posto? Dove sono? Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone. Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco! Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo. Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco! Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco! No! Non lo farò mai! Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui! Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio. Ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?» «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!» «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!» «Grazie! Vado subito a chiedere!» «Aspetta! Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'!» Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola. «Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo! Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere! Stava svolazzando verso quei pini!» Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti. «Ciao, coniglio! Hai visto un drago viola qui da queste parti?» «Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!» Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere. «Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!» Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì, vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia. «Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue!» «Oh no, non da queste parti! L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna!»
Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna. Bao? Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto. Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola. Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui. Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere. Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone. Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo. Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora! Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida. Ah 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 ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare! No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare! Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui. Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia. Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora! No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco! Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide. Come puoi essere più forte di me? Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco e le tempeste, Bao. Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore. Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao invece non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco. C'era una volta, in un paese lontano lontano, un bosco molto piccolo ma molto fitto. Gli alberi sussurravano tra loro, i fiori si impollinavano a vicenda e tutte le piante si divertivano insieme, felici di vivere in quel bosco. Un giorno, in una meravigliosa giornata di primavera, tra un cactus e un girasole, cominciò a crescere un germoglio uscito da un seme luminoso e di lì a poco sbocciò una splendida rosa dai petali vellutati. Ciao a tutti! Io mi chiamo Rosy. Io sono Cactus! Piacere di conoscerti! Come sono belli i tuoi petali, Rosy! Come mi piacerebbe avere dei petali come i tuoi! Grazie, ma non tutti possono essere belli, intelligenti, profumati. La risposta altezzosa di Rosy sorprese tutti. Era appena sbocciata ed era già così arrogante e presuntuosa. Senza dubbio, sono il fiore più bello qui. Guardate che petali lucenti. Rosy, ma qui ci sono un sacco di belle piante, sei solo una di loro. Cosa? Come osi paragonarmi a quel cactus pieno di spine? Io sono certamente più bella di lui. Il cactus
rimase molto male per quello che aveva sentito e non riuscì a dire nulla. Non è carino quello che hai detto al cactus, Rosie. E poi anche tu hai le spine. In verità, non è carino confrontare un cactus con una bella rosa come me. Cosa ne sai della bellezza tu che non fiorisci nemmeno? Né il cactus, né il girasole e nessun albero avrebbero mai potuto abituarsi all'atteggiamento di Rosie perché era un fiore che non faceva altro che lodarsi. Passarono i giorni e finalmente arrivò l'estate. Il girasole era molto felice. Con il suo viso giallo brillante seguiva i raggi del sole tutto il giorno. Il cactus da parte sua beveva l'acqua che aveva immagazzinato durante l'inverno, mantenendosi vigoroso e sano per tutta l'estate. Ogni tanto qualche uccellino andava a trovarlo e beveva un po' della sua acqua. Altre piante invece non erano in grado di immagazzinare l'acqua come i cactus in previsione del caldo. E anche Rosie cominciò ad appassire a causa della sete. Oh, almeno piovesse un po'! Per la pioggia bisogna aspettare l'inverno, Rosie. Ma io ho sete, presto sarò appassita. Oh no, tutta la mia bellezza sta svanendo. Puoi sempre chiedere aiuto al cactus, se vuoi. Rosie notò che il cactus era felice di aiutare gli altri fiori, ma lei era troppo orgogliosa per parlare con lui, dato che l'aveva sempre trattato male. Ma quando si vide cadere dalla testa un altro dei suoi bei petali rossi, mise da parte il suo orgoglio e cercò di superare l'imbarazzo. Scusa, cactus, mi dispiace per le parole crudeli che ho detto a te e all'albero. Siete entrambi piante bellissime e molto utili per questo bosco. E puoi aiutare anche me? Il cactus, sentendo che Rosie aveva messo da parte la sua arroganza e si era rivolta a lui con umiltà, le diede un bel po' della sua acqua. Lei improvvisamente sentì la vita rinascere dentro di sé e i suoi petali rossi potevano splendere nuovamente ai raggi del sole. Quel giorno, Rosie aveva imparato a non giudicare i suoi amici dal loro aspetto, perché non importa quanto siamo diversi l'uno dall'altro. Ognuno di noi ha in sé bellezza e generosità.